Bene, eccomi qua, Crescenzo Verde, sul canale Crescenzo Verde Piano Cruise Ho deciso di fare un altro video con registrazione dello schermo Mi sono ritrovato su altri siti web per quanto riguarda navi da crociere E questo è un altro video dove incito gli italiani a lavorare sulle navi E cerco di convincere che ci sono molte altre compagnie al di là di quelle italiane o europee Quindi... Uh, tutti gli italiani possono andare a lavorare sulle navi. Uh, appena si risolve tutta la situazione della pandemia e di questo blocco generale, io consiglio di cercare lavoro sulle navi per coloro che guardano questi miei video. Quei pochi che guardate questi video. E sì, vi consiglio di eh, cominciare a investigare. Ecco ad esempio, ci sono qua Planet, Planet Cruise. Guardate, solo per. Magari non apro tutte queste tabelle, però... Uh, cioè tutti questi siti. P&O Cruises. Questa è un'altra compagnia che forse vorrei lavorare e... Uh, Quest'anno sarei dovuto andare a fare una, una prova, diciamo come si dice, un... in inglese si dice un... Eh, come si dice? Un'esibizione, dai, però no a bordo della nave, dovevo andare a terra, vicino Londra, Southampton, vicino Londra. Per esibirmi per i rappresentanti della Piena Cruises, un'esibizione artistica, quindi doveva essere proprio in quei giorni ed era una grande opportunità per me. Chiamavo un'agenzia uh, con, con i quali sono in contatto, un'agenzia di New York e mi dovevano far fare questa esibizione uh, in un luogo vicino a Londra per la Pieno Cruises, quindi credo sia di origine UK, vedete qui se vedete il mio cursore, il puntatore, UK, United Kingdom, linea di crociera più popolare del United Kingdom, del Regno Unito. Poi questa è la Royal Caribbean, che è una compagnia di forse una quindicina di navi, ma Royal Caribbean è anche un gruppo che ha comprato tante altre navi, tipo Royal Caribbean ha comprato Celebrity Cruises, questa Celebrity Cruises di origine greca, però ovviamente appartiene agli americani, gruppo Royal Caribbean. Vedi, i più grandi gruppi al mondo sono Royal Caribbean e... Dove è l'altro? E Carnival Cruise Lines. Quindi per farvi capire, come ho capito pure io, poi fate le vostre ricerche. Carnival Cruise Lines sono una ventina di navi della compagnia Carnival, ma è anche un gruppo Carnival che ha comprato Holland America se non sbaglio. Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Costa, no, eh sì sì, giusto. Quindi Carnival Cruise ha anche la Costa, se non sbaglio, Holland American, Norwegian sicuro, Princess sicuro al 100%. Royal Caribbean è una compagnia con una quindicina di navi, forse 12, forse 20, non lo so, le più grandi al mondo, ma è anche un gruppo e questo gruppo contiene. Celebrity Cruises per, qual, per, la, per il quale ho lavorato Io devo andare a lavorare per la compagnia Royal E dovevo andare a lavorare per la compagnia Piano Cruises probabilmente Mi stavo cercando anche lavoro sulla Cunard per me come pianista Perché io sono pianista ma chi vuole fare il cuoco, i camerieri, i baristi, gli ottonai, i, i carpentieri I camerieri, i fotografi, quelli del casino, quelli negli shops, nei negozi a bordo Cercate lavoro, chi vuole fare animazione, che si chiama Cruise Stuff. Quindi questo è un messaggio per tutti gli italiani, perché ci sono italiani che ovviamente conoscono la lingua inglese quanto me, o forse meno, o forse di più di me, ma noi italiani possiamo imparare qualunque lingua, come qualunque nazione, e sicuramente ci sono molti italiani che parlano inglese e molti su questo canale. Uh, di varie città e parti dell'Italia Che hanno la fantasia di viaggiare sulle navi e Quindi sicuramente avete questa voglia di imbarcarvi e fare questa esperienza, esperienza Scrivete nei commenti, vi prego, di dove siete, quale città dell'Italia siete E se volete lavorare sulle navi Quindi fate questo, Fred Olsen ci sono così tante compagnie e tante opportunità. Norwegian Cruise Line, Virgin Voyages. Cioè ognuna di queste è una compagnia che avrà varie navi. Clicchiamo per esempio qua, mai sentita questa. Clicchiamo qui e vediamo cosa esce. Fred Olsen Cruise. Ora senti che esce un annuncio e tutto è bloccato. No, qua ci chiede di entrare con l'email per iscriversi alle loro lettere, newsletters. So, good allora se il famù che tips vediamo se dice ships 2 borealis bolet guarda qui quindi questa compagnia fred bolsen quanto ho capito ha solo due navi borealis e bolet Millequo piccole sono, sono piccole ma magari vi piaceranno, perché poi incontrerete gente bellissima di tutte le nazionalità, che vi consiglio di, se conoscete l'inglese o cominciate a studiare l'inglese nei prossimi tre mesi, potrete lavorare sulle navi americane o navi di tutto il mondo, navi di altre parti dell'Europa che viaggiano comunque in tutto il mondo o navi del, dell'Asia che viaggiano in tutto il mondo, compreso vengono anche in, nel Mediterraneo, in, in Italia e in Europa. Ovviamente, navi degli Stati Uniti, Canada, eh, che viaggiano in tutto il mondo. Quindi, tutte le navi anche dell'America o dell'Asia o dell'Australia vengono comunque nel Mediterraneo e toccheranno i porti italiani sicuramente. Perché i porti italiani sono i più importanti, forse i, i più importanti porti croceristici. Ora, se si sblocca tutto, non lo so, se non si sblocca niente, può darsi che viene. La fine delle navi da crociera, ecco improvvisamente sono dra drammatico e negativo, però non lo so. Se dovesse finire tutto il mondo delle crociere le distruggono perché nessuno al mondo più vuole venire sulle navi, ma non credo, la gente ha voglia di viaggiare anche se molti hanno paura di questo presunto virus. È assurdo, con le dovute accortezze non c'è nessun virus, con le giuste misure non c'è nessun virus. Allora, torniamo indietro Quindi chi parla la lingua applicate andate sui siti web Norwegian Cruise Line credo di origini norvegesi ma appartiene agli americani come la costa crociere guardate che bello mettete a prendere il sole qua mentre avete due o tre ore libere dalla nave così si fa American style crazy. A vedere la storia vanno ai Caraibi, vanno in Australia, vanno in America. Vediamo le navi. Guardate, no, Vabbè, Caribbean, Caraibi, Alaska, Europa, Hawaii, Australia, eh? Australasia, Asia, Sud America, specifico. ecco qua, Norwegian Cruise Line Ships. guarda ships, Bliss Encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 17 Ok, la Norwegian Cruise Line ha 17 navi. Pensate quanto lavoro c'è per la Norwegian Cruise Line: se riprendono di nuovo, speriamo che tutto riprenda. 17 navi, solo la Norwegian Cruise Line. Torniamo su quella sulla piattaforma principale. Virgin Voyages ora: non aprirò tutti i siti web, però. Adottate, potete lavorare qua, un po nel tempo lì, prendete un po' di aria qua, un po' di aria lì, dipende che lavoro fate. Ship Scarlet Lady Valentine, questa c'ha solo due navi. Però sempre, sono sempre opportunità. Virgin Voyages Cruises, questo ci fa capire cosa? compagnie che neanche io le conoscevo, neanche io le, le vedevo nei porti o forse non prestavo attenzione. Ma studiando e ricercando si impara tutto. A Zamara Cruises la conosco. Holland America la conosco. Andiamo a Holland America. Se conoscete la lingua inglese, uh, iscrivetevi a queste compagnie di crociera. Chiedete per un contratto. Contattateli. Guardate quante navi. Guardate, saranno una dozzina di navi. 12 navi, pensate tutti, tutta la gente che lavora su 12 navi, quante ne sono? Saranno 15.000 persone che lavorano più quelli che stanno a casa a riposo, quindi c'è uno scambio continuo. Quindi sono molti posti di lavoro e molti posti di lavoro, gente che ora non sta lavorando. Questa che la compagnia? Regent Seven Seas, questa la conosco. Questa la conosco. Costa Cruises, Disney Cruises, ci ho lavorato, Star Clippers. Crystal Cruises. Vediamo un attimo cosa Cruises Italian Cruise Line. Signore e signore, andate a lavorare sulle navi da crociera. Uh, a volte mi arrivano dei commenti anche in privato su Facebook che mi chiedono come posso fare per trovare lavoro. Io non ho un'agenzia, non sono un'agenzia, ma quasi quasi mi sta venendo l'idea di cominciare un'agenzia e fare da mediatore per farvi andare a lavorare e aiutarvi a trovare questo lavoro quindi da costa vittoria fascinosa magica fortuna l'ho fatta mediterraneo favoloso luminoso delizioso diadema Neo romantico wow è rimasta solo la fortuna delle più vecchie e l'atlantica pure è stata buttata cioè no sono solo queste qui no vittoria pure è vecchia l'atlantica Vabbè, vedete quante navi ci sono. Seaboard. Andate sui siti di ognuna di queste compagnie. Io dico se non parlate l'inglese proprio zero, non mi scrivete cortesemente. Non mi scrivete e non, e non cercate neanche di ottenere il lavoro sulle navi. Se proprio parlate zero. Non mi contattate perché è inutile. Cioè, che dobbiamo fare? Dobbiamo metterci a parlare di. di politica italiana. Di navi, no, perché se, non parla... se parlate zero inglese, non potete andare su una via crociera, forse neanche su quelle italiane. Probabilmente non potete. Forse su MSC potete andare, ma in compagnia di qualcuno. Cioè, dovete imbarcarvi insieme a qualcuno che conosca la lingua inglese. Oppure con una posizione dove tipo, i musicisti possono cavarsela senza lingua inglese su MSC eppure avrete un po' di difficoltà che poi su MSC se imbarcate come musicista insieme ad altri vi mettono insieme ad altri musicisti magari alcuni di quei musicisti parlano inglese e vi aiutano nelle esercitazioni nelle classi dell'emergenza nei vari incontri e, e riunioni Silver Sea, questa è navi per ricchi. Guardate quante navi! Queste sono piccole, però: Australasia, Antartica, Africa and the Indian Ocean, South America, bellissimo, Caribbean, Asia. Quindi no, con ci concentriamo su questa piattaforma qui, o sito web per farvi vedere. Guarda. Queste sono tutte compagnie, queste sono di Austra Australian owned River Cruise. Ok, questa è una um, compagnia da crociere per fiumi, è australiana. Amadeus River Cruises. ma Ah, qui ci sono anche compagnie per i fiumi, ragazzi, voi potete lavorare come camerieri, come cuochi, addetti alle pulizie del, del, lo staff del bar staff del, dei buffet buffet fotografi come macchinisti non saprei come carpentieri quelli che lavorano ad aggiustare la nave come elettricisti Cos'è questa aurora expeditions well, io non ma non ma a parte che per me non c'è lavoro questo non c'è lavoro per pianisti per musicisti forse uno o due posizioni Avalon Waterways, ma alcuni di voi che vogliono fare qualunque lavoro già fanno altri tipi di lavoro, potete lavorare su queste navi da crociera e potete andare da ovunque dovete tentare e tentare, quindi se non conoscete l'inglese cominciate da ora e vi serve un anno di studio di inglese, un anno passerà, cominciate da oggi a studiare l'inglese dal momento che vedrete questo video, cominciate a studiare l'inglese online, trovate qualcosa sull'internet studiate l'inglese italiano inglese inglese italiano se conoscete zero un anno vi serve minimo se già conoscete l'inglese un po' esercitatevi sempre online sull'internet per i prossimi tre mesi e fra tre mesi sarete un po' riscaldati se conoscete abbastanza inglese andate partite e più studiate la lingua inglese meglio è vi dico se poi siete degli esperti di lingua inglese come me, allora siete a posto. Non avete paura di lasciare l'Italia, di lasciare la vostra città e la vostra famiglia. Non abbiate paura. Far, basta fare videochiamate tutti i giorni ed è come stare con loro. Oramai questo è il mondo moderno. Il progresso ci permette questo. Non è come 40 anni fa che si mandavano le lettere. Qui non è più... Ci, 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 fa sempre un po' male abbandonare, lasciare la famiglia e la casa. Però se siete liberi, non vi preoccupate, i vostri genitori li vedrete lo stesso. E lo so, se volete veramente fare questa esperienza, se poi sono più importanti i genitori, ovviamente, nella vita, eh, allora quindi non lo fate. Decidete voi. Emerald Yacht Cruise, va wow, bellissima. Quante compagnie. Pullman Tour, la conosco. Poland Cruise, queste sono grandi, per esempio. Queste pure Fiumi yacht, ah sono yacht pure guarda si possono andare io potrei la trovare lavoro anche da qualche altra parte forse eh? ed è finito qui wow quante compagni, questo lo lascio aperto bene, questo è tutto, al prossimo video